Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Tamar, la donna della discendenza. Finito il lutto per la sua sposa, Giuda si mise in viaggio verso Timna per la tossatura del gregge. Tamar venne a saperlo e, smessi gli abiti veduvili, si velò e si pose a sedere lungo la strada di Timna. Aveva visto infatti che Selà era cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie, nota il passo di Genesi 38. Giuda la vide e la credette una prostituta sacra, secondo l'uso dei cananei. Non la riconobbe perché si era velata il capo e le si unì con la promessa di inviarle, come pagamento, un capretto del suo gregge. La donna acconsentì, chiedendo come pegno, in attesa del capretto, il sigillo, il bastone e il cordone di Giuda. L'affare è fatto. I due si uniscono e Tamar concepisce da suo suocero, che, secondo la promessa, le manda in seguito un capretto dal suo gregge. Ma l'amico di Giuda, Adullam, che avrebbe dovuto consegnare l'animale alla donna, recatosi nel punto indicato da Giuda, non ritrova Tamar, la quale nel frattempo è tornata a casa sua. Si informa allora con gli uomini del luogo su dove sia la prostituta sacra della strada per Timna. E questi assicurano che non c'è mai stata in quella zona una prostituta sacra. Sicché Adullam torna da Giuda riferendogli l'accaduto. La cosa sembra finita lì. Giuda evita di cercare la donna ancora per non esporsi agli scherni. Ma 3 mesi dopo gli viene portata la notizia della gravidanza di Tamar. Tua nuora si è prostituita ed ora è anche incinta. Giuda intima di portarla da lui per farla bruciare. Così avviene, ma mentre è trascinata via, Tamar fa pervenire al suocero i 3 oggetti che si è presa in pegno al momento dell'unione con lui, chiedendogli di individuare il padre dei bambini. Giuda comprende e la loda. Essa è più giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Selà, e non ha da quel momento alcun rapporto con lei. Al momento del parto, Tamar dà alla luce 2 gemelli, Zerach e Perez, che fu l'antenato di Davide. Tamar diventa dunque la donna della discendenza, colei attraverso la quale continua la stirpe di Giuda e prosegue la genealogia eletta del Messia. Di lei non c'è alcun giudizio in questi testi, ma se ne riconosce una sapienza profonda.